Tanto tempo fa, due razze dominavano sulla Terra, gli umani e i mostri. Un giorno tra le due specie scoppiò una terribile guerra e dopo una lunga battaglia furono gli umani a uscirne vittoriosi. Quindi sigillarono tutti i mostri sottoterra con un potente incantesimo. Molti anni dopo, le leggende dicono che tutti coloro che salgono sul monte finiscano per non tornare mai più. Ed è così che tutto iniziò, con una caduta. Odi, sono Flowey, Flowey il fiore. Tu sei nuovo qui nell'underground, vero? Perbacco, devi essere confuso. Qualcuno deve spiegarti come funzionano le cose qui. Penso che ti spiegherò come fare. Sei pronto? Iniziamo! Vedi questo cuore? Questa è la tua anima, il culmine della tua essenza. La tua anima parte debole, ma diventa più forte se accumuli di livelli. Come accumularli? Con l'amore, ovvio. Tu non vuoi un po' di amore? Non preoccuparti, lo condividerò io con te. Qui l'amore è condiviso. Piccoli amichevoli proiettili bianchi. Sei pronto? Muoviamoci! Prendine più che puoi! Sei un idiota! In questo mondo, uccidi o vieni ucciso! Perché mai qualcuno dovrebbe lasciarsi scappare un'opportunità del genere? Muori! Che orribile creatura che tortura così un piccolo esserino innocente. Ah, non avere paura, bambino mio. Io sono Toriel, la custode delle rovine. Passo di qui ogni giorno per vedere se qualcuno è caduto. Tu sei il primo umano a essere arrivato qui dopo tanto tempo. Vieni, ti guiderò attraverso le catacombe. Da questa parte. Benvenuto nella tua nuova casa, piccolo innocente. Permettimi di istruirti sul funzionamento delle rovine. Esse sono colme di enigmi, dove la soluzione e l'illusione si incontrano. Devi risolverli per muoverti di stanza in stanza. Cerca di abituarti. Per andare avanti qui, dovrai attivare una serie di interruttori. Non ti preoccupare, ho contrassegnato tutti quelli che devi voltare. Il primo è sul muro.
Splendido! Sono fiera di te, piccino. Procediamo verso la prossima stanza. Ora che vivi sottoterra, potresti essere preda dei mostri. Dovrai essere preparato a fronteggiare queste eventualità. Tuttavia, non aver timore. Il procedimento è semplice. Quando incontrerai un mostro, inizierai a combattere. Durante lo scontro, inizia a conversare amichevolmente. Prendi tempo, e io verrò a risolvere il conflitto. Fai pratica col manichino. Molto bene, sei veramente bravo. C'è un altro enigma in questa stanza. Saprai risolverlo? Ecco l'enigma. Ma... vieni, prendi la mia mano per un attimo. Per ora gli indovinelli sembrano essere un po' troppo difficili. Te la sei cavata benissimo finora, bambino mio. Tuttavia, ho un'ardua richiesta da farti. Vorrei che camminassi da solo fino alla fine della stanza. Ti prego, perdonami. Ciao bambino mio, stai tranquillo, non ti ho lasciato solo. Sono stata nascosta dietro a questa colonna per tutto il tempo. Grazie per esserti fidato di me. La ragione dietro a questo esercizio è molto importante. Dovevo testare la tua indipendenza. Mi devo assentare per sbrigare delle faccende e tu sarai solo per un po'. Per favore, rimani qui. È pericoloso esplorare questo luogo da solo. Ho un'idea, ti darò un cellulare. Se avessi bisogno di qualcosa, basterà chiamarmi. Fai il bravo, d'accordo? Pronto? Sono Toriel. Non hai lasciato la stanza, vero? Ci sono alcuni enigmi che ti devo spiegare. Sarebbe pericoloso provare a risolverli da solo. Fai il bravo, va bene? Pronto? Sono Toriel. Non ti ho chiamato... per una ragione specifica. Cosa preferisci, cannella o toffee? Oh, va bene, grazie mille. Pronto? Sono Toriel. Non ti dispiace il toffee, vero? So cosa preferisci, ma storceresti il naso se te lo trovassi nel piatto?
Va bene, capisco. A proposito, ti ringrazio per la tua pazienza. Pronto? Hai per caso qualche allergia? Perché l'ho chiesto? Così? Nessun motivo in particolare. Non se ne sono ancora andati? Ma perché insistono? Sono davvero divertente, sai? Va tutto bene, grazie. Non mi sento molto in vena per adesso, mi dispiace. Nessun problema, tranquillo. Stiamo solo perdendo tempo. Lo sai che non puoi uccidere i fantasmi, vero? Siamo esseri incorporei e tutto il resto. Stavo diminuendo i miei HP perché non volevo sembrare maleducato, ma ho reso il tutto ancora più imbarazzante lasciando di credere di potermi sconfiggere. Scusa. Fammi provare. Lo chiamo Cappello Vivace. Non è che ti piace? Oh, gee! Di solito vengo nelle rovine in quanto non c'è nessuno, ma oggi ho incontrato qualcuno di simpatico. Oh, ma sto divagando di nuovo. Mi tolgo subito dai piedi. Pronto? Mi sono resa conto che è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho pulito. Non mi aspettavo di avere compagnia così presto. Ci saranno molte cose sparse qua e là. Puoi raccoglierle, ma non portarne più di quante ne hai bisogno. Un giorno o l'altro vedrai qualcosa che ti piacerà particolarmente e vorrai avere spazio per tenerla. Oh cielo, ci è voluto più di quanto pensassi. Oh, come sei arrivato fin qui, bambino mio? Sei ferito? Oh, chi ti ha fatto questo? Riceverai delle scuse. Non dovevo lasciarti solo tanto a lungo. È stato irresponsabile da parte mia cercare di prenderti di sorpresa in questa maniera. Bene. Suppongo che non potrò nascondertelo a lungo. Andiamo, piccino mio. Con il cuore pieno di timore, l'umano decise di accettare l'invito di Toriel. Con nel cuore, però, il dubbio riguardo le reali intenzioni del mostro. Salvatore o carnefice? Le parole di Flowey continuavano a rimbombargli in testa, e presto lo strano corso degli eventi lo avrebbe portato a dimostrare
Ragazzi, spero vi sia piaciuto il primo episodio di questa nuova serie. Questo è un progetto che ho portato avanti ormai da quasi un anno, siamo addirittura d'arrivo per la prima serie, mancano davvero pochissime cose, ma ho voluto già iniziare a portarvi almeno il primo episodio. La qualità crescerà man mano che andremo avanti con gli episodi, questo è stato anche il primo che ho montato e tutto, c'è qualche piccolo errore, vedrò di correggerlo il prima possibile nei prossimi. Vi chiedo per la prima volta da quando ho aperto il canale di spolliciare, di mettere mi piace e di condividere questo video in modo da farlo vedere a tutti i vostri amici amanti di Undertale. E noi ci vedremo col secondo episodio in cui, beh, non vi spoilerò nulla. Un ringraziamento speciale vanno a tutti quelli che hanno partecipato a questo primo episodio. Grazie ragazzi e rimaniamo determinati. Alla prossima!